Allora, oggi pensavo di fare una cosa e naturalmente ne faccio un'altra. Va così. Pensavo di arrivare con un testo, e questo lavoro lo farò prossimamente, e di farvi fare il primo di riempire gli spazi vuoti per vedere e capire se siete esatti, se tenete il ritmo e se rispondete alle cose che abbiamo detto negli incontri precedenti. E poi ho detto no, è più importante un'altra cosa. E questa cosa che faremo oggi, di cui parleremo oggi, almeno per metà o qualcosa in più del nostro incontro, di norma non si fa nei laboratori di scrittura creativa. Ed è individuare la misura etica della scrittura, del perché dobbiamo scrivere e a che cosa serve a scrivere, soprattutto se serve a chi ci sta intorno e se serve a cambiare in meglio il mondo in cui viviamo. In genere nel laboratorio di scrittura si fa molta tecnica, va benissimo per carità, ma noi abbiamo pochi incontri, stessimo insieme 6 mesi o almeno 3 mesi, qualcosa in più di adesso, avremo anche il tempo di fare molto più tecnica. Nei nostri incontri, qualcosa di più squisitamente didattico faremo nei 2 incontri in gennaio, nei nostri incontri a me preme che voi introiettiate il senso dello scrivere, ciò che è bello, ciò che è buono, ciò che è giusto, ciò che serve. Perché vedete, la vita non è una palude, il mondo non è una palude, anche se il web in particolare appiattisce tutto, informa tutto, fa passare tutto. Notizie false, notizie vere, notizie deformate, il bello e il buono, tutto. Passa tutto, che va anche bene. Ma a proposito di scrittura, vorrei fare riferimento 2 minuti a un testo che forse vi ho già comunicato, vi amo molto, che è Decameron di Boccaccio. Anche nel Decamerone italianizzo c'è tutto l'universo, c'è di tutto, ci sono i poveri, i ricchi, gli storpi, i re, i disperati, gli adulteri, le adultere, lo peggiore uomo del mondo, vi ricordate, c'è il Parello, 28 peccati li aveva commessi tutti lui, ci sono esami, insomma c'è di tutto, ma non accade nel Decamerone come nel web. C'è una griglia di partenza con dei valori chiari di partenza, griglia all'interno della quale poi io colloco tutti i vari elementi. Quello che mi preme che voi abbiate ben chiaro, e chiunque scrive deve avere ben chiaro, è il fatto che non si può scrivere a caso. Io, quando scrivo, devo comunicare al mio lettore con una chiarezza estrema con chi sta parlando, di cosa sta parlando e quali sono i valori, gli elementi a cui la scrittura viene informata. Nel Decameron, dicevo, c'è una griglia. E qual è questa griglia? La griglia ha come valore primario quello della misura. Non si può eccedere più di tanto. Badate che il valore della misura è, vi ricordate, l'inizio dell'inferno, era anche quello che regolava le azioni dei peccatori nei primi gironi. I lussuriosi hanno amato oltre misura, i golosi hanno amato il cibo oltre misura. I prodighi, ovviamente per l'altro aspetto, hanno dato o tolto oltre misura. La necrotes, la misura, è qualcosa che va rispettata. Perché va rispettata la misura? Anche se poi, vabbè, il personaggio straordinario di Francesca, va bene, amo oltre misura, quello te lo concedo tutto sommato, ti metto all'inferno, però. Perché se qualcuno di voi ha letto i saggi sull'intelletto di Locke e anche i suoi scritti sulla politica, quindi stiamo parlando di qualche secolo fa, ma che sono assolutamente attuali,
La convivenza, il vivere insieme agli altri, esige il rispetto della misura e il rispetto delle regole. Io non posso invadere il territorio tuo, io non posso non rispettare l'altro, non riconoscere l'altro, non ascoltare l'altro, ma devo esigere al tempo stesso che l'altro rispetti me, il mio territorio, che mi ascolti. Voglio dire, quindi c'è un calibrare le azioni, i pensieri e la scrittura che non possiamo dimenticare. Questo Boccaccio lo aveva ben chiaro. Va da sé poi che, vi ricordate, l'avete fatto al liceo, che ha fatto il primo esame di letteratura italiana, l'ha rincontrato di nuovo, poi c'è la fortuna da una parte e l'ingegno dall'altra, che sono i due grandi agenti, i motori dell'azione dell'uomo, in varia misura. Un pochino di più funziona l'ingegno, secondo Boccaccio, rispetto alla fortuna, cosa che poi riprenderà Machiavelli nel 500, 50-50, 50-50, però 50-50 diamo all'ingegno, all'intelligenza e quant'altro. Non so se questo sia vero, perché siamo veramente in preda al caso. Certo è che l'ingegno si può tramutare in quella che è la qualità più importante nella vita dell'individuo, che è l'adattabilità, che non è mi piego agli eventi, ma capisco in quale contesto mi sto muovendo e appronto gli strumenti più idonei per affrontare i mutamenti di stato, di fortuna e quant'altro. E questo di nuovo figlio dell'intelligenza. Dicevo, ho trovato, poi come ve l'ho già detto prima che iniziassi la lezione, ho trovato su una bancherella qualche mese fa questo saggio di Adriana Cattino, di cui ho fatto alcune fotocopie, tre saggini, è carina questa cosa, sulla scrittura d'autore. E da questo testo, che ho tolto il cartellino, ma ho pagato 2 euro perché sulle bancherelle li usate poi li trovi, non mi dà un piacere assoluto frugare per le bancherelle, guardare. Così come quando, non so, io donna, non so, vado al mercato, in questi mercati abito vicino a San Vittore, in centro, e c'è il grande mercato di Viale Papignano, e lì c'è il 90% di porcherie, però quando trovi la cosa a poco prezzo, bellissima, allora io vado in una pazza. La stessa cosa quando ci sono, nei libri trovi una cosa che ti piace e ti interessa, 2 euro, fantastico. È meno del costo di una brioche e un caffè, una brioche, no, forse una brioche e un caffè sono 2 euro, col cappuccino sono 2,30 euro. E di questo libro, quello che mi ha colpito è stato il capitolo che io vi ho fotocopiato, che rispondeva esattamente a quanto mi premeva dirvi. Adesso leggiamo alcuni passi assieme e poi, nella seconda parte del nostro incontro, dobbiamo cominciare a parlare della scrittura dell'articolo di giornale, perché resta sempre meno tempo e ho tante cose da fare. Allora, nella prima pagina, pagina 59, leggiamo alcune frasi e partiamo dal terzo capoverso. Casualmente, ma non è mai un caso, ci riportiamo e riallacciamo a Calvino, alle lezioni americane, si parte in qualche modo proprio dall'ordine e dal caos. Le idee di ordine e di caos sembrano più soddisfacenti se vengono inserite in una considerazione d'insieme. Sappiamo che la vita concreta supera presto ogni divisione, come la fisica scopre la necessaria coesistenza di forze contrapposte anche nel campo sociale. Comincia a farsi strada l'idea che non è bene fare solo ordine o fare solo disordine, ma conviene mantenere la complessità, e cioè consentire la creazione e gli aggiustamenti di ordini disparati. Questa è una norma meravigliosa di vita, una regola di vita che dobbiamo fare nostra, indipendentemente dalla scrittura o no. La complessità, vi ricordate il discorso sulla complessità di Calvino, che lui parlava di complessità? La complessità è necessaria all'esistenza ed è il sale dell'esistenza. Non è vero, non esiste il nero e il bianco, esistono 100.000 sfumature diverse. E quando incontrate qualcuno che dice ma
i miei antenati facevano così, prima si faceva così, dobbiamo fare così perché dobbiamo mantenere l'ordine. Chi l'ha detto? La discontinuità, e questo vale anche nella scrittura, la sperimentazione, la creazione di un caos provvisorio che poi si muta in ordine, assolutamente vita, è vitale. Sapete chi ha bisogno di ordine? Gli insicuri, quelli che temono di non avere gli strumenti per affrontare il cambiamento. E questo è andato di fatto. Pensateci, pensateci. Allora, la scrittura nella convivenza, vado a pagina 60, la pagina seguente, e leggiamo dal secondo capoverso di questo paragrafo. L'autore avverte la necessità di entrare nei rapporti sociali in modo diretto e produttivo. Egli, che sa fare la calma per discernere intorno a sé, non si rinchiude per questo in un ridotto ermetico, ma ama calarsi nella realtà concreta, vive un'esistenza composta di individualità e di socialità, come di attività e di contemplazione, sa alternare modi ed essenze diverse che riesce a fondere in un sviluppo complesso, di nuovo la complessità, e soddisfacente. La chiave di questo particolare rapporto con il mondo è ancora la scrittura, la quale, se da un lato mostra una faccia singolare in quanto favorisce le condizioni perché maturi l'essenza dell'uomo con la capacità di analisi, con la volontà di perfezione, d'altro canto ha una faccia sociale poiché sviluppa i modi ottimali della partecipazione di ognuno alla convivenza. In questa doppia integrità sociale e singolare, nella relazione tra queste forze, l'uomo trova e mantiene il proprio valore e la propria potenza. L'autore cala nella convivenza la stessa passione che riversa sui libri, lo stesso interesse caldo e penetrante. Egli si appropria del mondo sociale attraverso la scoperta e la scomposizione dei meccanismi che sottostanno i rapporti e attraversano la creazione di rapporti originali. Che vuol dire che pubblico e privato camminano a braccetto, si danno la mano e vanno insieme. Il potenziamento dell'ego, dell'io, dello scrittore, deve andare di pari passo con la valorizzazione del sociale, del contesto esterno. Il compito dello scrittore è quello di scrivere, sì, ma prima ancora è quello di capire. Perché se comprende dov'è, cosa deve fare, in che direzione deve andare e in qualche modo guidare gli altri. Non è casuale, è una commedia. L'autor Dante dice: io adesso scrivo un poema perché deve servire di esempio, come guida, come cartello indicatore, anche per gli altri, perché io mi salvo. Con una lupis iniziale spaventosa, cioè io vado, arrivo a Dio, scusi se poco, insomma, la strada semplice, un giottolino, ma scrivo perché anche gli altri si salvino. Io da solo non mi salvo, ci si salva insieme, e questo uno scrittore deve essere molto chiaro: non si scrive per sé, ma si scrive qualche cosa che sia utilizzabile per gli altri. Non c'è una sola opera d'arte, una nelle arti figurative, pittura, scultura, nella musica, nella letteratura, che sia servita solo all'attore, all'autore, all'autor. È vero o no? Se io scrivo Mozart, quello che volete, il Don Giovanni, che tra le opere è quella che mi piace di più, ha scritto un'opera meravigliosa, ma che dà piacere agli altri, che fa comprendere delle cose agli altri, che è utilizzabile nel tempo, è fruibile. L'opera d'arte, se non è passibile di una fruizione, non serve a niente. Andando ancora avanti, saltiamo e andiamo a pagina 62, l'autorità nel sociale. Leggo un breve frammento a pagina 62, per poi passare a pagina 63. La partecipazione dell'autore all'opera di legiferazione, badate, sta parlando di legiferazione, cioè di stabilire, lo scrittore ha un potere straordinario, che è quello di stabilire delle regole, stabilire delle leggi, o comunque aiutare e indirizzare coloro
che stabiliscono le regole e fanno le leggi. Non, poi, non sto parlando di leggi emesse dal Parlamento, sto parlando di leggi di comportamento, di leggi che regolano la vita comune. Dicevo, questa partecipazione non consiste nel collaborare a stilare regole di validità universale, ma soprattutto nello sforzo di coordinare la propria esistenza con quella degli altri in una somma benefica di tendenze singolari. Quindi non è che io faccio una legge che ha valore totale, assoluto adesso, sempre per ogni spazio di nuovo, no, però aiuto. L'autore, a pagina 63, chiede inoltre di partecipare alla giustizia intesa nel senso massimamente lato di ricerca dei modi dell'equilibrio. La convivenza è una macina che ingloba e tempera le personali scritture. L'offerta di queste costituisce la legiferazione, quindi io con la mia scrittura appunto questo fare le leggi, mentre la qualità che le concilia può chiamarsi giustizia. La giustizia è quindi un agire, un reagire, un togliere, aggiungere, per mezzo del quale si consegue un conveniente equilibrio. Non è quindi il principio da decretare una volta per sempre, ma composizione da aggiustare continuamente, l'adattabilità del testo. L'opera d'arte, la grande opera d'arte, è adattabile per definizione, si adatta alla fruizione nel tempo e nello spazio, come dicevamo. È incessante la produzione di scritture, occorre dunque incessantemente operare perché possano coesistere. La situazione è mossa e variabile, l'autore presenta la propria opera non perché sia privilegiata, ma come materiale da adoperare e consumare senza riverenze. Egli non si interessa del destino di ciò che offre, ma vuole conservare la disposizione e la facoltà di offrire. Insomma, ancora una volta, non gli preme tanto il libro quanto la scrittura. Che differenza c'è tra libro e scrittura? Beh, la scrittura è un elemento dinamico e il libro è un elemento, quando è prodotto finito, temporaneamente statico. Io voglio scrivere un libro perché il mio nome vada sui giornali, perché non so, la buona recensione che mi possono fare mi dia fama, lustro, poi magari perché posso guadagnare più soldini, allora faccio il libro. La scrittura è un'altra cosa. La scrittura è, come dice qua con chiarezza, una ricerca costante. Il grande scrittore non pensa mai di aver finito un libro. Il libro sì, apparentemente è finito perché a un certo punto l'editore ti dice beh, adesso lo pubblichiamo, lo confezioniamo e lo mettiamo in vetrina e lo vendiamo. Ma di fatto ogni libro, ogni grande libro è sempre un'opera aperta che non finisce mai. Se voi parlate con qualunque scrittore dirà sì, quello l'ho pubblicato, però se adesso avessi la possibilità ci tornerei e cambierei, lo riadatterei e così via. Quindi la scrittura è quell'entità dinamica capace di cambiare il mondo. Il libro è un prodotto editoriale, sono due cose diverse. Non pensate mai di scrivere solo per fare un libro. Vi renderebbe più miseri, più piccoli. Finale di questo capitoletto ce lo leggiamo assieme e dice anzi faccio un piccolo passo indietro. La scrittura non è strana alla collettività, sono circa 10 righe dalla fine della pagina 65, l'avete trovato? La scrittura non è strana alla collettività, essa è collettività, così come la collettività è una scrittura. Perciò è essenziale applicarsi personalmente e senza tentennamenti alla comprensione e all'esercizio della scrittura, portando dei metodi e degli strumenti nella comprensione e nell'esercizio della vita in comune. Quindi, come vedete, e io di questo sono pienamente convinta, si sta parlando di scrittura, apparentemente scrittura militante, cioè quella che cambia in quel momento, può cambiare in quel momento le cose. In realtà tutte le scritture sono notamente le grandi scritture militanti, che capaci di cambiare anche nel tempo. Non c'è motivo perché nella convivenza non succeda ciò che accade nelle altre combinazioni del mondo, dato che essa è uno dei plurimi equilibri che lo costituiscono.
anche la convivenza deriva dalla combinazione di tensioni diverse e di fattori che continuamente si formano, mutano e decadono. Si può quindi immaginare che essa continuamente oscilli tra ordine e disordine, ricordiamo all'inizio del capitolo. La sua natura instabile mette in evidenza l'ottusità di coloro che pretendono di ordinarla nel loro modo limitato, con l'illusione di allontanare una volta per tutte il disordine. La paura di questo momento essenziale e il desiderio di scongiurarlo possono condurre la convivenza a una paralisi terrificante. Se l'incomprensione del libro e della scrittura produceva i danni descritti, l'incomprensione e la non accettazione della natura della convivenza producono guasti ancora più malefici. L'uomo spesso soffre perché qualcuno vuole imporgli l'ordine, mentre vorrebbe se potesse agire tra ordine e disordine, scomponendo e conciliando secondo la propria coltivata disposizione. Allora, io mi fermo, poi lascio a voi di prendere queste pagine e leggere per intero. Quello comunque che possiamo vincere come sunto ristretto di queste pagine, di questo testo esattamente, ma anche di quello che io intendo comunicarvi, è che non dovete pensare di, ripeto, scrivere testi per voi, non servono. Scrivete per una comunità e la comunità è un'entità assolutamente sempre dinamica e quindi voi dovete camminare con ciò che è fuori da voi, recepire, inglobare e sperimentare. Non dovete fare una opera ordinata, chiusa. L'ordine ve lo dà il lettore, voi dovete fare una cosa che si muove. Avete presente gli alveari? Apparentemente sono qualche cosa di stabile, di statico. Se poi aprite l'arnia, si sente il ronzio, ci sono le api che si muovono e così via. Insomma, se voi pensate di fare un'opera chiusa, sbagliate strada, prendetene un'altra. Questa è una cosa che desideravo dirvi perché in questo momento storico, che è terribilmente duro perché da qualche decennio abbiamo tutto aperto sul mondo. Possiamo vedere quello che ci fanno vedere, in realtà non possiamo vedere proprio tutto, di questo dobbiamo essere consapevoli. I grandi poteri finanziari restano occulti, le grandi multinazionali come si muovono, Bicciardini diceva, fra la piazza e il palazzo c'è un fungo con due M che impedisce di vedere cosa accade nel palazzo, e questo è un dato di fatto, e mettiamoci l'anima in pace. Non credo che nessuno di noi sarà mai tra le 10-20 persone al mondo che guidano il mondo, non ci siamo qua, insomma, è molto difficile che accada. Quello che però possiamo fare è tenere allerta chi ci sta intorno, in modo che possa affrontare, se non è in grado di farlo da solo, gli strumenti per leggere il mondo, per affrontare la storia che cambia e naturalmente per dare piacere nella lettura. La lettura è bellezza, la scrittura è bellezza anche, questo è un aspetto di cui non possiamo assolutamente dimenticarci e la bellezza è potentemente consolatoria. Non ho la più pallida idea del perché siamo al mondo, non so niente, ma tutto sommato, siccome sono domande a cui nessuno dà una risposta, non me ne faccio nemmeno buonanotte. Certo è, e lo ripeterò finché avrò il fiato per parlare, se siamo su un palcoscenico, la nostra piccola recita la dobbiamo fare. E quindi dobbiamo trovare gli elementi che giustifichino il fatto di stare al mondo e il fatto di scrivere. Si crea, non so, io l'ho avverto in particolare molto più che i messaggi critici che hanno sempre tempi lunghissimi di pubblicazione e quant'altro. L'ho detto quando scrivo, non so, per riviste online, tu scrivi alle 10, alle 11 già online e tu leggi. E mentre scrivi, senti il legame con il fuori da te, non so, quando mi sono occupata del problema delle regole di immunizzazione dei vaccini, problemi diciamo di natura civile, sentivo
il potente legame che c'era con il fuori da me. E questo mi dava carica, energia e forza, e sapevo che se sostenevo qualcosa, almeno per me in quel momento era giusto. E sapevo che magari una cosa da mostrina, da zanzarina, insomma, un piccolo passo, un piccolo tassello lo stavo creando. Questo fa stare bene, perché se tu scrivi e fai delle cose per gli altri e pensi di fare delle buone cose per gli altri, questo comunque ti fa stare bene. Insomma, giustifica il fatto che sei qua. E magari parli, ti piangi, ti arrabbi, sei dolente, sei frustrato, poi sei felice, insomma, la vita è un caos complesso, ma è una modalità assolutamente complessa. Guai a chi gli dà ordini. Uno dei motivi di maggiore sofferenza che ho avuto nei decenni universitari, Nuvoli, sei una grande indisciplinata, voglio dire, sì, ho capito, non posso fare diversamente. Da quando avevo 20 anni ora bisogna seguire la propria natura. Ricordate Machiavelli? Vedo così. 25esimo capitolo del Principe. La fortuna, questa è la fortuna, l'avete letto, sì. Cosa dice Machiavelli? Dice, bisognerebbe di volta in volta, secondo delle situazioni in cui ci troviamo, essere o volpe o leone. Ci sono dei momenti in cui il cunctato, il temporeggiatore, l'astuto, la golpe, vince. Altri momenti in cui bisogna prendere la situazione in mano, fare il leone e decidere, intervenire e quant'altro. Ma non è possibile essere sia golpe che leone. Uno ha una natura più golpina e uno più leonina. Siamo fatti in modo diverso, viva Dio. E allora che cosa bisogna fare? Seguire la propria natura. Perché si sbaglia molto meno. Io tutte le volte che ho voluto fare la golpe ho preso musate e devastante, perché se non è nella tua natura non lo è. E quindi sapere chi siamo, conoscerci, e agire di conseguenza. Poi è chiaro che qualche volta anche il leone impara a temporeggiare o la golpe impara a intervenire, ma natura vuole, e questo vale anche per la vostra scrittura, non scimmiottatene nessuno, non mi stancherò mai di ripetervi. Guardate chi siete, cercate di capire chi siete, cosa volete fare, e seguite il vostro istinto, quello che vi fa stare bene, non quello che vi costa fatica. Se domani, ragazzi, volete scegliere di un lavoro, non scegliete quello che in quel momento vi dà un po' più di soldi, ma quello che vi fa stare bene, perché altrimenti la vita diventa un inferno. Stare in gabbie è doloroso e la vita diventa veramente un inferno. Detto questo, io mi fermo un momento e passiamo velocemente ad altro. Alla scrittura dell'articolo di giornale, ho fatto la mia predica quotidiana, non vuole essere una predica, è semplicemente davvero un insieme, e credo che lo sentiate da come vi parlo, in cui gli elementi in cui credo profondamente. Abbiamo bisogno di buone teste, di buoni cervelli e di buoni cuori. In questo momento c'è carenza di entrambi. E purtroppo al potere, avendo buona testa e buon cuore, ci si arriva malamente. Chiediamo di muoverci in altri ambiti. Per arrivare al potere bisogna avere una caratteristica che è quella dell'assenza di passioni quando le passioni non occorrono. Ci vuole una freddezza e un calcolo, è necessario anche questo. Allora, arriviamo al cambiamo pagina. Non importa che non abbiate avuto tutti, vi mando. Scusate, è arrivato qualcun altro mentre io stavo parlando. Alle persone arrivate da ultime, è pervenuto lo scritto sull'articolo di giornale che ho mandato a gran parte di voi. Se no, se non è venuto alla fine dell'incontro, mi venite a mettere la vostra mail. Allora, un giornale, e poi vi ho allegato nel finale un testo, che è una lettera bellissima, che poi vedremo assieme,
che l'addio di Indro Montanelli, che non si può dire che sia stato un giornalista da poco, alla creatura che aveva fondato il giornale. Ma che la vediamo. Allora, alcune brevissime note. Noi sappiamo che il giornale è fatto da varie sezioni. Chi di voi volesse fare il giornalista di professione, cerchi di capire esattamente, all'inizio poi entri e ti fanno fare quello che ti fanno fare e devi imparare a farlo, però dovete cercare di capire dove vi muovereste meglio. Allora andiamo alla politica interna, la parte di politica estera, la cronaca. Ricordo che la cronaca si divide in varie sezioni. C'è la bianca, che è quella che parla, non so, il comune ha fatto questo intervento, parla degli eventi che mediamente vengono fatti e avviati dalle istituzioni. Poi c'è la cronaca nera, che riguarda i diritti e i crimini, la cronaca giudiziaria, la cronaca mondana, adesso non sto a definirle perché sono cose arcinote, la cronaca rosa, e poi la cronaca locale, ci sono le pagine locali che parlano che hanno tutti i grandi quotidiani nazionali, le grandi testate nazionali che parlano degli eventi locali. Quindi politica interna, estera, cronaca, poi c'è la cultura, le scienze, lo sport, gli spettacoli e la pagina dedicata all'economia e finanza. Va da sé che un giornale ha delle caratteristiche per cui si dà più peso, non so, il Sole 24 Ore dà un peso all'economia e alla finanza che altri non hanno. Hanno il baricentro collocato su punti diversi. Qual è lo scopo di un articolo di giornale? Quello di informare il grande pubblico. Allora, se io provassi a chiedere a voi, adesso provate a rispondermi, non mi dilungherò molto sulle risposte perché desidero andare avanti, che differenza c'è, o dovrebbe esserci, fra un saggio, insomma con i saggi avete dimestichezza perché a seconda della materia comunque leggete la critica e saggi, e un articolo di giornale? Cosa mi rispondereste? Si parla anche, dammi questo articolo per questa miscellanea, no? Usiamo sovente lo stesso termine, articolo. E tutto sommato anche un articolo di giornale è un saggio, una sorta di saggio, e l'articolo critico, di critica letteraria, è un saggio. Sono due articoli. In che cosa, a vostro avviso, visto che al laboratorio ogni tanto parliamo, sì, possono differenziare, però parlate voce alta perché mi è stato comunicato che gli interventi non si sentono per niente. Sì. Articolo di giornale ci vuole una concentrazione sulla struttura, sugli elementi essenziali. Nel saggio ovviamente hai più possibilità di sviluppare alcuni punti anche con esempi o con... Guarda, sì, certo che la prima cosa che si nota è che l'articolo di giornale ha comunque un numero di battute più breve, un saggio può essere 20-30 pagine, cosa che ovviamente non è concessa a un articolo di giornale, e questo mi pare un dato primario. Quindi la necessità di concentrazione sulla scrittura è corretto. Altri elementi? Beh, il saggio è un insieme di considerazioni personali delle elaborazioni dello scrittore, mentre l'articolo di giornale punta a essere il più possibile oggettivo. Quindi una soggettività e una oggettività naturalmente diverse, perché nel saggio tu devi essere originale, devi far sentire la tua voce, e nell'articolo di giornale devi essere il più possibile oggettivo. Va da sé che possiamo notare che il grande giornalista la sua voce la fa sentire comunque, è riconoscibile, giusto? Però questa differenza tra oggettività e soggettività è un'osservazione corretta. Ancora? Sì. L'articolo di giornale è più divulgativo del volto pubblico di fronte raggio, mentre il saggio è un pubblico specialista. Certamente questo è vero, l'articolo di giornale ha come ambizione quella di raggiungere il pubblico più ampio possibile, mentre il saggio ha un pubblico selezionato e specialistico, e questa è un'altra distinzione. Riguardo però la struttura dell'articolo del saggio,
Allora, suggerimento per chi farà elaborati o tesi di laurea, chi è? Evitate, questa è una parentesi sulla scrittura, evitate le conclusioni, se vi chiedo le conclusioni, nicchiate, perché in ogni saggio che si rispetti, in ogni saggio, io devo enunciare le mie tesi inizialmente. E nell'introduzione, io nei allievi di tesi, molte centinaia, non decine, faccio sempre mettere nell'introduzione le tesi di partenza, indicare il percorso fatto e appunto che ci prefiggiamo come esito finale. Se voi leggete le buone introduzioni dei libri, questo fanno. L'introduzione del libro, a cosa serve un'introduzione, scusate, e poi le conclusioni, quelle conclusioni. Il principio è che un elaborato, una tesi di laurea, ripeto, triennale o magistrale, è un'opera che deve restare aperta. Mi dite voi come potete pensare in un vostro lavoro, mi rivolgo ovviamente primariamente agli studenti, di dire l'ultima parola di chiudere, ma dai, fate un pezzettino di strada e se riuscite a trovare qualcosa di originale da mettere dentro è stata grazia. Quindi la cosa più intelligente, a mio avviso, uso proprio il termine intelligente, perdonate questa volta la Iugis me la concedo, è quella di scrivere un'introduzione in cui io comunico a te, correlatore, relatore o chiunque mi legga il mio lavoro, la materia, il percorso fatto e l'obiettivo che mi ero prefisso e poi dico se l'ho raggiunto o meno. Dopodiché io che ho letto l'introduzione, vado e verifico se quanto hai detto inizialmente l'hai fatto e l'hai fatto bene. Perché lo scopo di un elaborato è questo, poi arrivo alla conclusione di una roba che mi sa di letale, di morte, cioè non lo so, non mi piace, non mi piace. E comunque, ritornando al nostro saggio, al nostro articolo, è vero che, ritornando a quello che diceva la vostra compagna, mentre in un saggio io le tesi le do inizialmente e enuncio un percorso soggettivo nell'articolo di giornale, devo essere più obiettivo possibile. La forma. Se potessi abbassare un po' il mio volume, perché come avete detto, chiudiamo, va bene, grazie. Dicevo la forma, ci sono tre modalità con le quali voi potete scrivere un articolo di giornale. Una forma narrativa, una analitico descrittiva e un'espositiva. Una narrativa, viene scoperto un cadavere e io racconto cosa succede in ordine cronologico. Dal momento della scoperta del cadavere all'arrivo, non so, della scientifica, CSI, Docet, della scientifica, carabinieri, polizia, chiunque arrivi, curiosi, e racconto in diacronia gli eventi. Poi c'è la forma analitico-descrittiva in cui io posso alternare racconto in diacronia e flashback. Quindi posso cambiare i tempi. Racconto un pezzetto per così perché questo era accaduto la settimana prima, racconto un altro pezzo perché si era verificata un'altra cosa e posso andare avanti indietro nel tempo. Poi c'è una terza forma dell'articolo di giornale che non solo contempla quella analitico descrittiva, ma contempla anche riflessioni dell'autore dell'articolo. Allora, vediamo un attimo. Quali sono le caratteristiche per cui un evento diventa notizia? Allora, la sua, secondo vecchi parametri, invalsi nell'uso da centinaia d'anni, a che ricordate quando comincia a avere il proprio giornalismo? 700%, bravo, con... Qual è stato il primo grande giornale? Il francese, il milanese. No, in Francia non Milano, qual è stato? Corriere della Sera. No.
Avete mai su che lo sapete? Sì, che lo sapete, so che lo sapete. Mi si è nascosto. Le frate di Verri di Milano. Il caffè, no, pochino prima. Il caffè poi è 63-64-65 è durato poco poco. È stato un evento meraviglioso, straordinario, ma lo spettator. Dai, non ditemi che non sa, lo sapevate, vero? È solo che si era nascosto qua dietro. È inglese, il primo, diciamo, quotidiano, giornale inglese, poi da lì sono passati in Francia, in Italia e così via. Allora, un evento diventa notizia, questo vi serve perché se volete proporre un articolo a un quotidiano, un settimanale, un mensile, quello che state per raccontare deve avere le seguenti caratteristiche, avere una carica di novità. Avere un buon numero di persone da coinvolgere, quindi un pubblico ampio, perché se interessa 10 parrocchiani non serve a niente. Deve avere una ricaduta certa sulla comunità, quindi numero ampio ma ricaduta anche sulla comunità. Deve avere una potente carica e capacità di commuovere ed emozionare. Se non si commuove, si emoziona, non si fa niente. Poi può essere passibile di ulteriori sviluppi. Un omicidio fa notizia perché ha tutte queste caratteristiche, coinvolge un buon numero di persone, emoziona, incuriosisce. C'è sempre però più diffusa una cosa che io amo poco e che è l'attenzione morbosa all'horror e al delitto. Ma perché mai? È siccome una sorta di calamità che attira inesorabilmente. Io da 12 anni, non so, da quando è nato, ho Sky, perché non riesco, faccio molta fatica a vedere i telegiornali dei canali 1, 2, 3, questi, 5, 6, 7. E tendenzialmente mi trovo più a mio agio con i telegiornali Sky. Vedo poco la televisione. A mio agio è un po' di più, non è tutto oro quel che cola. Ma se vado a vedere tipo Fox Crime, eccetera, ci sono interi canali in cui c'è solo delitti, 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 delitti. Perché raccontare un delitto è più efficace che raccontare una buona azione? Secondo voi? La buona azione magari è un po' emozionale anch'essa. Colpisce prima. Sì. E perché? Perché impressiona. Perché è lontano da noi. La vita quotidiana. Lontano da voi? Cioè, no, lontano dalla nostra vita personale. Nel senso, non è quello che viviamo tutti i giorni, noi stessi. Speriamo di no. Speriamo. Però anche le buone azioni non è che siano tanto diffuse, perdonatemi. Non so se è un problema di vicinanza o lontananza. Qual è? Perché siamo attirati dal delitto, dal macabro, dall'oro? Io vedo una quantità di film horror che io trovo assolutamente noiosi. Noiosi, non so come dire, mi annoiano. Sì, vabbè, ho capito, per quell'effetto speciale, ma perché però attira? Perché delitti? Insomma, hanno fatto articolo su quella signora di 67 anni uccisa al Parco Lambro, l'avete visto, no? L'altro mezzo da vedere perché quando ha detto un'anziana è 67 anni, ho detto fai giovane, non ci siamo anziana, no. Quindi è anche tutto relativo, anche della scelta di noi. No, la scherzo è facile. Ma vabbè, perché per esempio fare impiegare tanto tempo e tanto spazio per un omicidio, per quanto brutale, terribile? Perché le notizie di morte, e adesso arriviamo a qualcosa che si ricollega alla scrittura, fanno più clamore delle notizie di vita? Perché normalmente la concezione della morte è una cosa che cerchiamo di tenere il più lontano possibile e quindi l'avvicinarsi ci può attrarre. Sì, c'è anche un motivo letterario e culturale. Perché? In un certo senso ci mette di più in discussione, cioè anche come società, nel senso che chi commette il delitto ha rotto il patto.
e quindi ha messo in discussione il nostro essere assieme. Ah, questa è una notazione intelligente, anche profondamente vera, ma è un'ultima un po'. Scusate, la grande tradizione letteraria che ci arriva dalla Grecia, qual è? Quella della tragedia. Eros e Thanatos sono i due elementi, vi ricordate, i principi che dominano la tragedia. Che la tragedia finisce sempre con la morte, la morte dell'eroe o dell'eroina, l'antica Medea, con la morte. Allora, probabilmente c'è da pensare, da fare riferimento in questa attrazione quasi fatale alla nostra concezione della vita e della morte. Ha ragione, la morte emoziona, la morte commuove, la morte apre dei baratri insondabili. E la morte è di per sé una calamità potente, poi ripeto, abbiamo tutta la nostra tradizione letteraria, insomma la commedia emoziona meno della tragedia. Vogliamo pensare per così casualmente a tutto il melodramma dell'Ottocento? Buona a tutti, e soprattutto sono donne, peraltro, l'eroina per eccellenza del melodramma dell'Ottocento muore. Lasciamo stare queste considerazioni e molto velocemente, passo velocemente sulle cose che vi do per scontate per notte. Ci sono le 5 W, who, where, when, what, why, chi, dove, quando, che cosa, perché sono i 5 interrogativi che devono regolare la scrittura di un articolo di giornale. Delitto viene scoperto del resto sempre solo a questo punto sul cadaverino vagante. Chi è stato ucciso, dove è stato ucciso, quando è stato ucciso. Io nella prima frase devo mettere chi, dove, quando subito per dare l'indicazione al lettore. Che cosa e perché, che tipo di delitto è stato e che cosa, e possibilmente che origine abbia questo delitto, questo omicidio. Ricordo e vi ricordo che un buon giornalista non si esime da fare riflessioni e considerazioni personali. Nel perché, nel che cosa e nel perché, il buon giornalista trova sempre o prova a trovare laddove possibile un senso a quello che sta raccontando. Bisogna anche sì essere oggettivi, ma nell'oggettività della narrazione. Devo essere oggettivo nella narrazione. Poi però mi prendo la responsabilità di provare a dare un'interpretazione al fatto. Guardate, vi ricordate che abbiamo solamente ripetutamente parlato di esattezza? Guardate che la scrittura di un giornale, di un articolo di giornale, è una cosa socialmente delicata, soprattutto la scelta dei verbi sostantivi e aggettivi. Un aggettivo invece che un altro cambia completamente il baricentro di un articolo e la ricezione dell'articolo medesimo. Vagabondando e mettendomi in una zona intermedia fra l'articolo di giornale e il racconto, vi prego di prestare attenzione a quanto sto per dire. Se io scrivo la storia deve essere verosimile, quindi avere il valore apparentemente oggettivo dell'articolo di giornale. Devo raccontare una storia come se descrivessi un fatto assolutamente accaduto. Allora, ci sono due modi primari per rispettare il canone della verosimiglianza e per essere creduti. La prima è quella di dare informazioni precise. Cito sempre il solito Boccaccio, potrei citare anche Manzoni, insomma, chi per loro. Non so, dico a caso, non lo scrive Manzoni. Don Rodrigo si alzò alle 5 della mattina, andò a letto alle 20. Il dare una ora precisa, oppure si alzò, entrò nel bagno con la porta che cigolava, e poi si fece una doccia, non sono fatto una doccia in un bagno, non ha importanza, capite che cosa voglio dire.
Allora, quando voi volete scrivere un racconto, la tecnica primaria per dare credibilità al vostro racconto è quella di trattarlo esattamente come un articolo di giornale. Devo essere preciso nei dettagli, ora, luogo, lo spazio, o piccoli accorgimenti come la porta che ciclo, la finestra che chiudeva male. E allora il lettore si immagina subito, vede subito che cosa sta accadendo. La seconda regola per rendere un racconto realistico e quindi ci arriva dall'articolo di giornale, comunque si recupera nell'articolo di giornale, è quella di legare strettamente il personaggio al contesto, al luogo in cui si trova, all'ora in cui si trova. Dando naturalmente ulteriori dettagli sul personaggio, ma senza cadere, cioè bisogna essere precisi sullo spazio-tempo, meno precisi sul personaggio. Questo è un meccanismo molto efficace. È meno interessante dire che aveva un pigiama con gli sacchiotti rossi su un pigiama blu, non lo so, una cosa terrificante, piuttosto che dire camminò sul pavimento di linoleum che aveva uno squarcio. È chiaro quello che vi sto comunicando, quindi siate precisi sul luogo, sul tempo, sullo spazio, molto meno sul personaggio. Anche perché se io ritornando all'articolo sul cadavere, io giornalista il cadavere oggettivamente non posso vederlo con gli occhi di colui che farà l'anatomia, cioè la vivisezione, però posso avere un'occhiata e dare un'occhiata molto precisa al luogo dove si trova e al momento in cui è accaduto. Poi le regole sul realismo sono anche più complesse. Com'è strutturato un articolo? Allora, da diciamo tre parti primarie esattamente corrispondenti alle tre parti del racconto. La prima, in apertura, c'è l'attacco, che ha la funzione di catturare il lettore, che vuol dire che voi dovete imparare a partire alla grande, questo accade anche per il racconto. Se io nelle prime frasi riesco a catturare l'attenzione del lettore, poi me lo porto dietro. Da ricordarsi che nell'attacco, per questo io a casa vi parlavo prima dell'introduzione, nell'attacco dell'articolo di giornale io devo collocare in assoluta sintesi tutto quello che verrà dopo. Allora, con un rosario di sinecdoche, di elementi che anticipo e poi verranno ripresi dopo, io devo comunicare tutto al mio lettore, che incuriosito leggerà e scioglierà tutti i nodi che questi elementi, queste sinergie presentano. Nell'introduzione i vostri elaborati, per favore mettete in sintesi tutto quello che farete. E io incuriosito dirò, andiamo a vedere se questa ragazza ha fatto una cosa davvero rispondente a quella che ha indicato e come l'ha fatta. Poi c'è una parte centrale. Esattamente, ricordate, nella sceneggiatura, non so se ne abbiamo parlato prima, esattamente cosa dico, la sceneggiatura è un 25-50-25, cioè c'è una parte iniziale che rappresenta un quarto del totale, una parte finale dall'altra parte, poi un 50% con l'acme nel mezzo che rappresenta il nucleo del racconto. Nell'articolo di giornale la struttura è assolutamente simile. La parte centrale, di nuovo come nella sceneggiatura, vedete le strutture poi si ripetono, è divisa in due parti, quindi la parte centrale è divisa in presentazione della notizia, cioè si completa quella serie di informazioni anticipate sinteticamente nell'attacco, e poi la seconda parte è quanto vi annunciavo prima. È il cosiddetto blocco, in termini tecnici si chiama blocco, quindi diciamo che va dal 50 al 75 come spazi, e è la parte in cui il giornalista fa le sue riflessioni, i suoi commenti e formula le sue ipotesi. Direi 50,
da 75 forse no, forse un po' di più, perché poi la chiusa, la quarta parte, la conclusione dell'articolo, in realtà sono massimo due frasi, non è esattamente un 25, è qualche cosa di meno. Quando io scrivo un articolo di giornale, se sono un grande giornalista, non ho bisogno di fare quanto segue. Se voi iniziate il mestiere, dovete imparare a fare quello che adesso vi dirò, cioè la scaletta. Esattamente come gli avevano forse insegnato o indicato di fare quando al liceo facevate i temi o quando adesso scrivete i saggi. La scaletta dell'articolo di giornale è molto più rigida e impositiva di quella del saggio. Il saggio è più libero, l'articolo di giornale no, anche perché tu in 1000 battute, 2000 battute, 5000 battute al massimo devi fare esattamente tutto, tutto, non hai possibilità di sforare. Vi ricordate, avete visto in più di un film, il corrispondente di guerra che telefona una notizia e il direttore dice, beh, 5000 battute, 7000 battute, 2000 battute, e chi è di mestiere, ti posso assicurare che ci si può arrivare, però insomma bisogna pedalare prima, sa esattamente quanto deve essere lungo e come ordinare i singoli elementi e quanto spazio dare ai singoli elementi per non sforare e per mantenere un ritmo accettabile. Scaletta. Nella fase di preparazione della scaletta è necessario fare quanto segue, poi troverete queste cose nel testo che vi ho inviato. Bisogna rispettare la coerenza del testo. Bisogna parlare solo di una cosa. Guarda, guarda esattamente come nel racconto. Non si può far rotondare a destra e a sinistra. Deve parlare, prendere un asse, vi ricordate il cipresso, l'immagine del cipresso, e quella deve essere, bisogna correre diritti. Non devo distrarre il mio lettore dall'elemento principale, perché altrimenti poi non capisce niente e si disinteressa. Bisogna individuare da subito il protagonista, cioè il personaggio protagonista come nel racconto, e fare riferimento progressivamente sempre a lui per tutto il corso dell'articolo. Può essere un sindacalista, una squadra di calcio, il protagonista, la vittima, o un omicida, per esempio, un personaggio politico, naturale. Non ha importanza, deve essere quello il focus dell'articolo e basta. Poi dobbiamo trovare, qui entriamo nell'abilità di scrivere, dello scrivere, trovare gli elementi che garantiscono una armonia narrativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non posso saltareccare a destra e a sinistra, ma ogni frase deve essere strettamente legata alla precedente, richiamare la precedente, essere una conseguenza della precedente. E anche questo, ragazzi, si impara con il mestiere, scrivendo, pensando. Perché lo scollegamento, l'ho visto, l'ho sperimentato in decenni nei vostri elaborati, lo scollegamento è una caratteristica di chi, mi stavo leggermente in giro, più lungo silenzio pare a fioco, cioè di chi passa anni senza scrivere, si mette a scrivere e non riesce a coordinare armonicamente il testo. Dico una cosa, poi sì, adesso ne dico un'altra, no, non funziona così. In terzo luogo, bisogna rendere molto chiari i rapporti di causa-effetto. Per esempio, se io parlo di un incendio, qual è stato l'ultimo incendio di cui abbiamo avuto notizia? Non so, mi stanno venendo in mente adesso l'incendio, no? Negli Stati Uniti, vi ricordate, che ha rovinato tutti i vigneti, in Portogallo, che ha fatto 25 morti, insomma, l'incendio, poi l'Italia, per carità. Parla di incendi. Allora, se io parlo dell'incendio come, posso parlare dell'incendio come effetto, come causa, giusto? Come effetto, perché l'opera di piromani, non so, l'andrangheta della mafia, la camorra, che dicono non esistere, gli interessati, bellissimo, parlare con i detenuti del 41 bis, esperienza che ho fatto qualche volta, che ripeterò. Ah, fra l'altro che ho un laboratorio nel carcere di Opera al secondo semestre, se qualcuno è interessato sarebbe interessante venire. Ci vuole dire anche lì. Eh? Ci vuole dire anche lì.
Sarebbe riservato, non lo so, devo chiedere un permesso, perché sarebbe riservato agli studenti della statale, però posso chiedere un permesso, perché sono esperienze, ragazzi, da fare. Da fare. Un mondo sembra di essere, non so, su Marte. Quando tu dici a uno che si ha una novantina di omicidi sulle spalle, noto, la mafia, ma che l'invenzione del giornale? E te la dici, scusi, di cosa stiamo parlando? Esperienze da fare, ragazzi, giuro. Quella conoscenza è qualcosa di, soprattutto di mondi che ci sono lontani, estranei, è importante, perché tendiamo sempre a vivere nella nostra nicchia con i nostri simili. Per capire il mondo bisogna uscire, poi tendenzialmente per pigrizia, per abitudine, perché diciamo non abbiamo tempo, non lo facciamo. Però l'incontro con persone così lontane da noi, ammazzare un lavoro. D'accordo, va bene, andiamo avanti. Dunque, dicevo che l'incendio può essere effetto di un'azione, diciamo, dell'andrangheta nelle montagne calabresi, perché vogliono costruire, ma l'azione può essere anche la causa se il paricentro è sulle morti. Allora l'incendio ha causato la morte di... Badate che un articolo di giornale è fondamentale, raccontando degli eventi, dei fatti, individuare il nesso causa-effetto, e se il nesso non è chiaro, indicare che non è chiaro e che indagherete quanto prima. Abbiamo visto che anche nel testo, questo che vi ho fotocopiato, ci sono dei capoversi, avete visto, no? Si va a capo. Vi siete mai chiesti quando bisogna andare a capo? A capo nel senso di creare un nuovo capoverso? Quando si cambia argomento principale, sì, però abbiamo detto che gli argomenti devono essere legati ai precedenti, sì. E quindi bisogna calibrare esattamente il momento e il modo. In ogni capoverso, nell'attacco, con la vecchia regola, in qualche modo, della cobla cattinina, cioè ultima parola, ultima sintagma di una strofa vengono ripresi nella strofa precedente. Allora io nell'attacco devo da una parte riallacciarmi al blocco precedente, ma dall'altra devo mettere una parola, un aggettivo, che crei novità e attesa nel lettore. Insomma, l'attenzione va tenuta sempre alta anche nella scrittura. Ci sono due modi di fare la scritta, uno è la cronologica, no? Io racconto i fatti e vado indietro di me. Un'altra, quella che viene chiamata scaletta creativa, allora alterno presente, passato, causa, effetto, riflessione e quant'altro in una commissione che peraltro deve permanere chiara, interessante e armoniosa. Il titolo, e arriviamo poi vicini rapidamente all'ultima parte. Ce l'ha fatto? Sì, che ce l'ha fatto. Allora, il titolo. Il titolo di un giornale è composto da più elementi, tutto sommato sono quattro, ma di norma ce ne sono al massimo tre. Il titolo vero e proprio, l'occhiello, che è quella parte che precede il titolo scritto in più piccolo, il titolo è quello scritto rosso, quello che colpisce, poi in alto c'è l'occhiello, poi c'è la parte che segue il titolo, che si chiama catenaccio o sottotitolo. E poi ci può essere, ma sovente viene fuso con il sottotitolo, il sommario. C'è un'altra parte ancora in cui si riassume, però diventerebbe troppo farraginoso, e quindi di fatto voi trovate l'occhiello, il titolo e il sottotitolo catenaccio. Come dobbiamo scrivere? Cosa mi avete detto io finora? Scrivete la vostra lingua, scrivi come parli. Devi scrivere esattamente utilizzando il linguaggio, intendete bene, non il linguaggio.
linguaggio, l'enunciato orale non è mai uguale a quello scritto, e questo va da sé. Anche perché nel parlato sono concesse ripetizioni, pause, che possono essere ad effetto nel parlato, non lo sono assolutamente nello scritto. Ma scrivi come parli e rimanda a una scrittura che deve essere semplice e chiara. La perspicacia, la comprensione del testo deve essere assolutamente primaria. Non mi importa niente se fai prova di abilità scrittoria, se digioneggi, se ti comporti da narciso, questo non mi interessa. Io voglio capire cosa tu mi stai dicendo. E la cosa micidiale è che io ho trovato veramente molti pochi giornalisti che scrivono bene. No, pochi. Perché sono sciatti, perché sono approssimativi, perché non sono esatti e perché sono molto autoreferenziali. Scrivo seguendo mie locubrazioni mentali, no? Il racconto, l'articolo si scrive per gli altri. Questa deve essere una regola ferrea, aurea. Ci sono due indicazioni canoniche che vengono date in qualunque scuola di giornalismo, che sono: una frase corta è più chiara di una lunga, una parola corta è più intelligibile di una lunga. Quando si vede che cosa lavorate con una cosa, eliminate gli avverbi più che potete, principalmente, primariamente, continuamente, tutti mente, tirateli via, lasciatene uno ogni 10 pagine. 6-7 pagine e basta. L'avverbio che finisce in mente, di quante sillabe hai fatto? Almeno di 5, qualche volta di 6, qualche volta di 7. Una parola lunga rallenta, annoia, fa perdere ritmo. Quindi le parole devono essere più brevi. Poi, se un avverbio proprio è necessario e ci sta benissimo, permettete, non ho detto non usateli mai, usateli con assoluta parsimonia. E poi la frase corta deve essere, cioè più intelligibile di quella lunga. Stavo pensando alle frasi corte di Baricco, ricordate la prima fotocopia? La frase corta deve essere accattivante, non deve essere corta e ripetitiva. E non deve essere poi sempre nemmeno troppo corta. Ogni tanto ci vuole la frase lapidaria, fatta di 3, 4, 5 parole, punto, punto. Poi però deve essere eseguita in una frase più lunga, e l'alternanza e la complessità della scrittura va da sé che di nuovo diventa regola aurea. Leggo soltanto, lo ritrovate comunque nel testo che vi ho inviato, Umberto Eco scrive agli studenti: non siete Proust, non fate periodi lunghi, se vi vengono fateli ma spezzateli, non abbiate paura a ripetere due volte il soggetto, lasciate perdere troppi pronomi subordinate. Non abbiate paura a ripetere due volte il soggetto, si sta riferendo, però state attenti, al fatto che nelle frasi lunghe, sovente arrivati alla seconda riga, non si capisce più qual è il soggetto reggente. Deve essere molto chiaro. Allora, meglio ripeterlo, mettete un punto e virgola e ripeterlo. Nell'articolo di giornale ci sono altre regole, diciamo, di natura sintattico-grammaticale che dovete rispettare, però io suggerisco di rispettarle anche per il racconto, ve le do per il giornale, ma sono fondamentali, sono fondamentali naturalmente per la scrittura. Il linguaggio deve essere semplice e chiaro, contenere frasi nominali. Che cosa si intende per frasi nominali? No, non si interessa. Non fate sì. Scusate, fate lettere. Qualcuno vuole aiutare questi poveri sventurati? Verbo soggetto predicato. Verbo soggetto predicato, è una frase nominale. È vero diventare mozzo? Va bene, no, ma è che loro ogni tanto, e questo fa parte della loro età, e della ne abbiamo tutti in memoria, crediamo che le domande siano più difficili di quanto siano in realtà, che richiedono risposte più complicate. In realtà le domande sono semplici, le risposte sono anche tanto semplici. Utilizzare la paratassi molto più di quanto non si utilizzi l'ipotassi, quindi le coordinate.
usare termini concreti e comprensibili al largo pubblico. Allora, posso dire una cosa? Io se leggo un articolo di finanza del Sole 24 Ore, giuro che mi perdo. So che non sono molto intelligente, però mi perdo. Perché c'è una serie di termini tecnici e molti dei quali sono in inglese e io arrivo alla fine dell'articolo e non ho capito niente, o pochissimo. Vi è mai successo? Voi capite tutto? Sì, bravi, siete bravissimi. Io no. Eppure ogni tanto di finanza ne so poco, certamente di economia non è il mio mestiere, però vorrei da cittadino comune capire qualche cosa. Non fanno un buon servizio quei giornalisti che parlano agli specialisti. Non ci si parla solo tra specialisti in un giornale. Questo deve essere chiaro. Okay. Quindi termini concreti e comprensibili. Se qualcuno mi traducesse in italiano qualche volta qualche termine tecnico, forse riuscirei a capire di più. Sapete, una escamotage che voi potreste usare scrivendo, se proprio non potete fare a meno di usare il termine in inglese, in americano, se in francese, in russo, perché tra parentesi mettete la traduzione, così il povero demente comunque capisce. Tenere l'ordine grammaticale più classico e canonico possibile. In poesia, voi sapete che sovente il soggetto viene messo in fondo al verso, cioè c'è un ordo innaturale, mentre l'ordo naturale, se l'ordine è naturale, è rigorosamente obbligatorio nell'articolo di giornale. Nel racconto posso fare qualche concessione. Spiegare i termini stranieri di difficile comprensione, questo l'abbiamo già detto. Ah, e una cosa si può fare di più nell'articolo, meno nel racconto o nel romanzo, inserire domande ed esclamazioni. Però vi ricordate che c'erano domande anche nella pagina di Anna Karenina? L'interrogazione e l'esclamazione sono due elementi commoventi che muovono. Commoventi non solo nel senso della lacrimatorio, cioè che portano le lacrime agli occhi, no, che muovono l'intelletto, la testa, quindi si attirano l'attenzione, ti spingono ad andare avanti nella lettura, d'accordo? La domanda. E poi un'altra cosa interessante, un utilizzo oculato e intelligente della ripetizione. Allora, ce l'ho. Che leggiamo l'articolo di Montanelli per vedere sia la scrittura sia la qualità. Mi sono anche poche copie. Allora, Montanelli con il giornale. Per carità, lungi da me, però sto dicendo una piccola bugia, cioè lungi da me di criticare chiunque sia citato in questo articolo. Provo a mettermi al di fuori, anche se al di fuori. Ricordatevi che non esiste una comunicazione asettica, non esiste. Nel momento in cui io parlo a voi, vi ho parlato della necessità del sociale, dell'utilità, della necessità di mutare e quant'altro. Evidentemente la mia visione del mondo non è statica, conservatrice, quindi la mia comunicazione non è asettica. E anche quando scriviamo un articolo di giornale dicendo sono più oggettivo possibile, io sono tenuto a riferire esattamente le cose per quello che io ho capito, anche perché poi nel comprendere gli elementi c'è sempre un piccolo margine di soggettività. Io ho capito così e lo dici in buona fede, secondo me questo è vero, questo è giusto. Non sempre è così. Allora, per carità, nessun giudizio sulle persone citate, ma Berlusconi compra il giornale e impone a Montanelli una linea. Montanelli, da buon toscano, che poi sono da uomo di cultura intelligente, ormai avanti con gli anni, non aveva più niente da perdere. Più difficile è dire no a 20 o 30 anni. Quando hai da 60-70, comincia a dire, padre, io sono questo, se vuoi così e se no peggio per te. E Montanelli non acconsente.
Berlusconi dice io ti pago, tu fai quello che dico, e Montanelli scrive questa lettera, ce la leggiamo? Giornale addio, l'aveva fondato lui. Questo è l'ultimo articolo che compare a mia firma sul giornale da me fondato e diretto per 20 anni. Per 20 anni esso è stato, i miei compagni di lavoro possono testimoniarlo, la mia passione, il mio orgoglio, il mio tormento, la mia vita. Ma ciò che provo a lasciarlo riguarda solo me, i toni patetici non sono nelle mie corde e nulla mi riesce più insopportabile del mio mistero. Sento però di dovere una spiegazione ai lettori con i quali mi ero impegnata a restare al mio posto finché morte non sopravvenga, come dicevano i boia inglesi nell'annodare la corda al collo degli impiccanti. Sia chiara una cosa, nessuno mi ha scacciato. Sono io che mi ritiro per una di quelle situazioni di incompatibilità di cui i lettori avranno preso atto dallo scambio di lettere da noi pubblicate ieri fra me e l'editore. Di questo editore ne ho conosciuti due. Uno è stato l'amico che mi venne incontro nel momento in cui tutti mi voltavano le spalle, che non si è mai avvalso di questo titolo di credito per limitare la mia indipendenza, che ha sempre mostrato nei miei riguardi un rispetto confinante e talvolta sconfinante nella deferenza. Tutte cose che era superfluo da parte sua ricordarmi, perché non ho mai perso occasione di fare lo stesso. E poi ne ho conosciuto un altro, quello che, tramutatosi in capo partito, ha cercato di ridurre il giornale a organo di questo partito, suggerendogli non soltanto le posizioni da prendere e sulle quali non c'erano in fondo grosse divergenze, ma perfino il linguaggio da usare, e che, a lasciarlo fare, avrebbe finito per impormi anche la divisa del suo partito e il suo look. Tralascio le rappresaglie contro la mia renitenza all'arruolamento, come gli attacchi dei suoi grisi televisivi sulla mia persona, ma non posso sorvolare sull'ultima e più grave provocazione. La promessa alla redazione, alla mia redazione, di cospicui benefici se si fosse adeguata ai suoi gusti e desideri, cioè se si fosse ribellata a quelli miei. A questo punto non avevo più scelta. O rassegnarmi a diventare il megafono di Berlusconi o andarmene nell'aria. Ma non senza avvertire i lettori che manterrò l'impegno preso con loro. Tra poche settimane essi avranno il loro giornale, fatto dagli stessi uomini del giornale, illustrato dalle stesse firme e nutrito delle stesse idee del giornale, con qualche difetto speriamo in meno, ma una cosa in più di cui l'esperienza mi ha dimostrato l'assoluta necessità, un assetto azionario che mi garantisca l'incondizionata indipendenza. Anche i lettori potranno parteciparvi e mi auguro che siano tanti, sia pure con poche piccole minime. Della nostra linea non abbiamo da cambiare una virgola, nemmeno i nostri amici politici si facciano illusioni. Noi potremmo appoggiare l'uno o l'altro a seconda che si schierino sulle nostre posizioni liberal-democratiche, ma mai noi su quelle loro e tantomeno a scatola chiusa. Nelle nostre pagine si respirerà come sempre il più grande rispetto per le istituzioni, ma mai l'odore del palazzo da chiunque abitato. Quanto a Berlusconi, nessun rancore ci farà velo. Glielo abbiamo detto e confermiamo che il suo massiccio e rumoroso intervento, siamo nel 94, è l'anno della discesa in campo di Berlusconi, il rumoroso intervento dell'arena elettorale non gioverà, secondo noi, né alla causa per la quale egli pensa di battersi e di cui temiamo che frazionerà ancora di più le forze, né per i suoi propri interessi. I fatti diranno se avevamo ragione o torto. Se avevamo torto, lo riconosceremo lealmente. Se avevamo ragione, fingeremo di essercene dimenticati. A presto dunque, cari lettori, anche a costo di ridurlo, per i primi numeri a poche pagine, riavrete il nostro e il vostro giornale. Si chiamerà La Voce in ricordo non di quella visionata, ma di quella del mio vecchio maestro, maestro soprattutto di libertà e indipendenza, Prezzolini, in Romontanelli, 12 gennaio 94. È stato lungimirante. Disastro per la voce non ha avuto come esito, è stato un nobile tentativo fallito.
Mi presentai nel marzo del 94 per i progressisti nelle elezioni per la Camera, quindi ricordo benissimo quei mesi. Poi dei progressisti non passò uno, tutta l'Andalusia, passò soltanto la Lega. Avevo nel mio collegio, come antagonista della Lega, tale Rossi, che era un vecchio, lo chiamavo il vecchio pavoso, scusatemi, era così, perché gli cascava proprio la saliva, ho avuto 80 anni della Lega, ma passò due, va benissimo. Presi quasi 30.000 voti, ma ora, a parte scusate il riferimento personale, ma dimenticatevelo, quello che è interessante in questo articolo, avete visto i riferimenti colti dei Grisi, Manzoni, Prezzolini e quant'altro, la capacità pacata di scrittura e il fatto che tu sei invogliata ad andare avanti a leggere, perché pur legando ogni periodo all'altro ti dice ogni volta una cosa nuova che ti interessa e ti stimola. E questo è stato un esempio alto, noi abbiamo avuto giornalisti straordinari come Luigi Barzini e altri, un esempio molto alto di giornalismo. Io non condividevo in parte le sue idee, per me era un po' troppo conservatore, ma è stato un uomo di grande intelligenza e soprattutto di grande, la spina dorsale è sempre dritta. Questo non ve lo dimenticate mai, non rinunciate mai, 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 mai a voi stessi. Qualche piccola concessione all'inizio la dovete fare, certamente. Magari entrate, siete entrate nel giornale cattolico, siete cattolici, entrate in... D'accordo, ma la concessione deve essere minimale, che non intacchi mai il vostro deve essere, ok? Formalmente, per carità, da qualche parte bisogna cominciare. Ci vediamo? Allora, per chi volesse, adesso vi manderò la locandina, rinfresco la sarda alle 5:30 di lunedì, se volete venire, la calcolerò come lezione di laboratorio di scrittura creativa, Carlo De Mantoni, vi mando a tutti adesso la locandina e ci vedremo una scrittrice che è l'unica donna italiana che ha avuto il Nobel per la letteratura. Posso dire che non si legge mai, ma scrive delle cose straordinarie, la Dreggia. Avete mai letto i romanzi della Dreggia? Appunto. Sì, qualcuno di altre età, sì. Loro? No. No. Che cane. Va bene, vai.